Simone Dini Gandini, scrittore di libri e da poco anche autore teatrale. Siamo qua per parlare della tua terza impresa, la bicicletta di Bartali, Il bene si fa ma non si dice. Una storia vera traslitterata in fiaba e quindi rivolta ad un pubblico di bambini, ma non solo. Perché la scelta di questo soggetto, come nasce e raccontaci la storia. Ma guarda, la storia che racconto all'interno di questo libro riguarda la vicenda personale e non sportiva di Gino Bartali, ma ha sempre molto a che vedere ugualmente con la bicicletta, quindi perché Gino Bartali, tutto quello che ha fatto nella sua vita, è sempre stato legato alla bicicletta. Un campione, un personaggio unico, direi. È stato un personaggio unico, sì, in effetti. Però ti ripeto, racconta una vicenda personale e non sportiva che si svolge negli anni della guerra, negli anni più difficili della guerra, quindi 43-44, durante l'occupazione nazista, dopo l'8 settembre, tutte quelle vicende poi drammatiche che hanno caratterizzato quegli anni. Perché negli anni 43-44 Gino Bartali, già campione sportivo affermatissimo, quasi trentenne, vincitore di due Giri d'Italia, vincitore del Tour de France, uno dei personaggi più conosciuti e più amati d'Italia in quel periodo, e poi Candido Cannavò dirà poi successivamente, Gino Bartali secondo lui è stato insieme a Sandro Pertini uno dei personaggi più amati della storia Senso d'Italia. assoluto. Gino Bartali nel 43-44, quando non ha ancora 30 anni, decide di rischiare la propria vita e tutto quello che aveva, quindi fama, denaro, successo, una carriera che comunque era esplosa, per un ideale, per salvare la vita di altre persone. In che modo? Entrando a far parte di un'associazione clandestina che si chiamava DELASEM, che era un acronimo, stava per Delegazione Assistenza Ebrei Migranti, ed era stata messa insieme dal vescovo e poi cardinale di Firenze, Elia Dalla Costa, e dal rabbino della città di Firenze. Il compito di questa associazione era quello di proteggere, nascondendo all'interno di vari conventi e istituti religiosi della Toscana, il maggior numero possibile di ebrei e dissidenti politici. Soltanto che nel giro di pochi mesi questa rete cominciò a nascondere 4.500-5.000 persone, diventava molto difficile mantenere la clandestinità. Quindi c'è stato bisogno di un cambio di strategia. E qui entra Gino Bartali, amico personale di Elia Dalla Costa, che lo fa chiamare. Gino Bartali accetta subito la proposta che Elia Dalla Costa gli fa, e qual è? Quella di fare la staffetta. In pratica Gino Bartali si svegliava la mattina prestissimo nella sua casa di Firenze, inforcava la sua bicicletta verde e percorreva i 185 km che separano Firenze da Assisi. Ad Assisi c'era una tipografia clandestina che stampava documenti falsi, che attestavano quindi che il tale signor X di origine ebraica, ad esempio, si chiamava signor Y di chiare origini italiche, eccetera, eccetera. Una volta che Gino Bartali aveva preso i documenti, li arrotolava e li nascondeva proprio sotto il sedino, nella canna, nel telaio della bicicletta. E velocemente ritornava a Firenze. Questi viaggi, questi allenamenti, come poi lui avrebbe detto alla moglie, no, per giustificare le sue assenze durante. Nonostante che nel periodo della guerra non ci fossero appunto gare. Ovviamente non c'erano gare, e quindi lui cercava di dire: no, mi sto Tenersi in forma. allenando in previsioni di ipotetiche gare future, eccetera. E viaggi Gino Bartali ne compie così tanti da salvare oltre 800 vite umane. Però c'è un però, e questa poi è la vicenda che si racconta proprio in maniera specifica all'interno di questo libro. Una volta Gino Bartali venne fermato, venne arrestato, perché a Firenze, a capo delle Brigate Nere, c'era un tale comandante Carità, mai nome più dissonante, Sì, no? certo. E è passata la storia per essere una persona crudelissima che non aveva problemi a torturare le persone pur di ottenere qualsiasi tipo di informazione volesse. E si rende conto che intorno al vescovado sta succedendo qualcosa, ci sono dei movimenti strani, finché a un certo punto intercetta una lettera scritta dal pugno del vescovo e indirizzata a Gino Bartali, in cui il vescovo ringraziava personalmente Bartali per alcune elemosine fatte ai poveri, eccetera, eccetera. Però pensando che appunto si trattasse di un messaggio cifrato, quindi scrive elemosine, intendi qualcos'altro, lo fa arrestare. E durante uno dei suoi viaggi di ritorno da Assisi, quindi con la bicicletta ancora carica di documenti, Gino Bartali viene arrestato. Sforando il coprifuoco. Sforando il coprifuoco, viene arrestato. Viene fermato e per fortuna a nessuno viene in mente di ispezionare la bicicletta, altrimenti per Gino Bartali non ci sarebbe stata speranza, sarebbe stato immediatamente fucilato. La rete ovviamente avrebbe avuto dei contraccolpi notevoli e sarebbe andato tutto a monte, ma per fortuna nessuno è venuto in mente. E questa storia, come sei arrivato a questa storia, che tra l'altro c'è cioè, una storia sì personale, che però è diciamo, stata divulgata dal figlio soltanto
dopo la morte di Gino Bartali, e infatti da qui il bene si fa ma non si dice. C'è anche una bella morale dietro a questo, ma c'è, a questo messaggio. Qual è stata la motivazione, appunto, che ti ha spinto a scrivere di questo e soprattutto a scrivere a dei bambini di questo, perché comunque è un bel messaggio anche educativo. Ma assolutamente, quello che mi capita di dire quando faccio degli incontri nelle scuole, nelle librerie, che parlo direttamente con i ragazzi, quello che gli dico è che io credo fermamente in questa storia, che è una storia che mi ha fatto molto innamorare, veramente è stata per me un'illuminazione questa storia. Ed è giusto che siano i bambini e i ragazzi prima a sapere che gli eroi veri esistono, sono fatti di ciccia come me, come te, esistono e non sono soltanto l'invenzione, non so, di qualche romanziere o di un regista, di uno sceneggiatore, cioè, ma sono persone vere. E soprattutto un altro messaggio, secondo me, un'altra lezione importante che la vicenda di Gino Bartali ci lascia è che il bene poi alla fine vince. Anche quando il male sembra fortissimo, sembra gigante, come appunto l'esempio di quegli anni, e nonostante questo il bene poi alla fine viene fuori. Allora, non ti farò la domanda classica di dove nasce la tua disposizione alla scrittura, ma bensì come nasce l'esigenza o l'urgenza di scrivere ad un pubblico giovane? Perché? Perché ad un pubblico di bambini? Però con un linguaggio non infantile, con un linguaggio da adulti, ma con una struttura da bambini. Come nasce? Perché? Che bambino era Simone Di Nicandini? Simone Di Nicandini era tuttora un bambino, è tuttora un bambino. E mi piace molto scrivere per bambini e per ragazzi perché io mi diverto proprio. E io credo che la spinta del divertimento, del gioco, sia fondamentale, secondo me. E mi piace scrivere per loro anche perché la componente, ad esempio, della fantasia è molto importante. Ti puoi permettere di giocare, di inventare, e di metterti continuamente alla prova proprio dal punto di vista creativo. Altri tipi di scrittura al momento non li sto affrontando, ma non è detto che non lo faccio, non lo so, però in questo momento sono molto felice e molto concentrato di scrivere per bambini e per ragazzi, perché proprio mi diverto e mi piace il rapporto che ho con loro quando facciamo gli incontri. Riusciamo quasi subito a creare una sintonia, forse perché sono ancora un bambino, siamo fondamentalmente coetanei, non lo so. Tra l'altro questo libro ti porterà al Salone del Libro di Torino. Sì. E tra pochi giorni probabilmente l'intervista uscirà dopo, quindi non possiamo chiederti che cosa ti aspetti, che cosa è successo, ma magari che cosa ti aspetti. E poi anche la tua esperienza di autore teatrale. Ci racconti questa esperienza che stai vivendo proprio in questi giorni? Allora, guarda, che compi 30 anni e in più però compi 30 anni, però hai anche tutta una serie di cose positive che ti stanno positivissime. Sì, che ti stanno riempiendo la vita, quindi raccontacele. Ma guarda, del Salone del Libro non lo so, perché peraltro faccio anche una piccola missione, non ci sono neanche mai stato, quindi okay. È anche la prima volta che potrò andarlo a vedere da fruitore, insomma, da. E niente, spero che anche in quell'occasione di riuscire a ricreare la solita funzione. Comunque, presenterai il libro? Presentiamo questo, sì, presentiamo questo, sarà presente anche l'illustratore, che Roberto Lauciello. Roberto Lauciello, che credo che abbia dato una marcia in più a questo libro con le sue illustrazioni. Ci tengo sempre a sottolinearlo perché secondo me sono veramente straordinari. E invece la mia esperienza da autore teatrale è molto coinvolgente, è stato un uragano anche questa, perché non avevo mai fatto teatro, mai mi sarei immaginato di poter... Il soggetto è un altro? Un soggetto è un altro, sì, è un altro spettacolo, è il spettacolo comunque sempre per ragazzi, si intitola L'incredibile giornata di Federico e l'Allodola, uno spettacolo per coro, di voci bianche, narratore, attori, incentrato sulla figura di Federico García Lorca. Però è una storia anche lì invece di fantasia. Qua è stato la bicicletta di Bartali. Quali sono le differenze che hai trovato nello scrivere per leggere e nello scrivere per portare in scena? Guarda, la differenza tra scrivere per un libro e scrivere per il teatro è veramente sostanziale. Però non avendolo mai fatto, io mi sono rimesso quasi proprio fisicamente al regista, il quale è veramente molto bravo, si chiama Alessandro Bianchi, e mi ha veramente dato una mano. Abbiamo creato un testo nuovo che
mette insieme la sua esperienza tecnica, scenica, per cercare di capire quello che funziona, quello che non funziona, tagliare, aggiungere, modificare, spostare certi blocchi, e quello che poi è il mio lavoro, la mia sensibilità, è quello che volevo inserire all'interno dello spettacolo. Quindi è molto bello sia scrivere libri, perché quando poi io consegno un manoscritto all'editore, da lì ad avere il testo originale, quello che tieni in mano te, ci sono stati tantissime fasi di lavoro, come ogni progetto, no? E tantissime professionalità. Non è da dove parte, ma dove arriva. Esatto. E il teatro, che ha tagliato e cesellato il tutto. Certo. E il teatro ha altri tipi di professionalità, altri tipi di proprio media con cui te ti confronti, e se di volta in volta, poi a me mi piace molto cercare di sperimentare delle cose nuove. Ho fatto il teatro, ho fatto i libri, poi chissà che farò la prossima volta, non lo so, perché mi piace molto provare a fare cose. Allora, con questo compleanno pieno di cose, noi ti salutiamo, ti facciamo in bocca al lupo. Viva il lupo! Ora va questa cosa, viva il lupo! E un saluto ai ragazzi di Egg Magazine che ci seguono. Ciao! Ciao ragazzi di Egg Magazine! Simone Dini Gandini. Ciao! Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai: dobbiamo andare al cinema, vacci tu.